La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Servizio di spazzamento viene fatto male,
bisogna contrastarlo. Se il servizio di lavaggio delle strade non viene fatto, deve essere contestato e dobbiamo fare in modo di non pagarlo, facendo tutti gli atti propedeutici legali affinché non si paghi quello che non è stato erogato. Io spero che questo problema per l'ennesima volta si risolva più presto con l'ARO, ma Presidente, io mi rivolgo anche a lei affinché questo messaggio passi alla Giunta e il Vice Sindaco mi sta ascoltando. È importante riuscire ad esternalizzare il servizio, è importante dare in appalto i lavori di spazzamento, prelievo dei rifiuti urbani, quegli pseudo servizi che avrebbe dovuto erogare l'altro e non l'avrebbe fatto, per il semplice fatto che è molto più semplice per noi fare una procedura di infrazione e eventualmente fare causa a una società privata che non a una società di cui noi siamo soci. Praticamente corriamo il rischio di farci danno da soli. Se invece riusciamo a fare quanto premessa, io sono sicuro che innanzitutto le spese saranno, si ridurranno di almeno il 40%, 30-40%, perché queste erano le proporzioni quando il servizio si faceva ancora con la gara d'appalto, ovviamente aggiungendo maggiori previsioni di lavori che vengono appaltati e poi i maggiori costi che negli anni si sono accumulati con l'inflazione e i costi carburanti e tutto questo. Pertanto ribadisco, Presidente, che noi voteremo a favore di questa delibera con tutte le remore del caso e con tutte le raccomandazioni del caso alla Giunta affinché si attivi insieme a noi a risolvere questo annoso problema. Grazie. Grazie consigliere Rutto. Prego consigliere Sarto. Allora, io sono appunto quello fare a capogruppo di maggioranza, tutto quello che ho detto lo sa costante. Un appunto che dice che queste cose ci trasciniamo dalle amministrazioni passate, io voglio rammentare che l'attuale sindaco proviene da 5 anni di vice sindaco, da 5 anni da sindaco. Sono 13 anni che lui è al potere, questo non possiamo dare la colpa agli altri, non gliela possiamo dare. Punto. Per quanto riguarda questa situazione dei disservizi, io mi permetto di suggerire di nominare la Giunta e l'altra questione un professionista esperto, quantificare in moneta i disservizi giornalieri dietro relazione congiunta vice urbano e ufficio tecnico, quantificare il professionale di fatica e decontare su tutte le fatture. Può anche darsi che là, sapendo che c'è questo professionista che farà questi dati, può anche darsi che si comporterà. Grazie. Grazie consigliere. Mi ha la parola consigliere Ciao. Prego consigliere Ossini. Abbiamo provveduto nel momento in cui abbiamo fatto tutta una serie di
io su una questione che però non lo so, non è come si pensa, no? Sulla questione della pesatura dei rifiuti, io ho fatto una decina di interrogazioni. Poi mi fa rispondere, è stato l'assessore della Croce nel 2011, il quale ha risposto, un giorno dopo mi dice, ma abbiamo sequestrato i clienti, perché sono questi televisori, gente senza patente che giocava, e ha messo nero sul bianco, non ci sono i sistemi di pesatura a porta. E faccio notare che i tempi di dare partizione dei costi di lavoro sono passati in un duplice problema, che è la produzione di rifiuti e popolazione. A seguito di un colpo di mano dell'assemblea, il criterio è diventato uno solo, la produzione dei rifiuti. Ora voi mi dite in che modo noi possiamo andare a ragionare. La prima cosa da fare, domani, prendo che le giornali vengono a fare un sopralluogo presso i mezzi che raccolgono i rifiuti e certificare che non c'è la pesatura a porta. Abbiamo chiuso, non dobbiamo fare altro, perché noi in base a quel dato andiamo a pagare i servizi. Andiamoci dalla testa che ci sia un contratto di servizio, non c'è più, c'era tempo dell'anno. Noi oggi paghiamo, in base alla nostra quota azionaria che è il 12% che paga, andiamo a pagare il 12% dei costi totali dell'anno. E come li ripartiamo questi costi? Sulla base dei rifiuti di lavoro. Allora, quella è la prima cosa da fare. Io credo che domani mattina accolgo il suo invito, poco. Andiamo a verificare i sistemi di pesatura a porta dei mezzi. Perché io non lo so se magari un autista distratto prima di scendere al giardino vado da qualche altra parte e raccogliere i rifiuti che poi hanno magari nel giardino. Perché non c'è sul lungo mare alle 6 di mattina? No, io non c'è. No, dico, seriamente, queste sono le questioni. L'assessore l'altra volta ci ha fatto avere una serie di carte dove già tutte le mancanze italiane sono certificate. Quindi dico, io capisco insomma la ricerca dell'unità su certi temi, ma dico, dal mio personale punto di vista io credo che ci siano già le condizioni per capire. Quando i vigili fanno un giro per il paese, trovano 5 persone e dovremmo averne 20. Capito? Andiamo a monitorare ulteriormente, ma cosa cambierà veramente tra l'autonomizzazione? Cosa ci aspettiamo? Quindi vi dico, da parte nostra continuerà l'impegno che abbiamo promosso qui in questi tempi. Però se gli era una cosa, la parte da commento è veramente l'amministrazione che deve andare ad affrontare questioni che già sono emesse e dovute. Grazie. Grazie consigliere Costantino. Sono altri interventi. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Sette. Contrari? Cinque. Sì, nessuno. Consiglio, però. Andiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sette. Contrari? Il consiglio approva, non essendoci più altri punti all'ordine del giorno, dichiaro la seduta chiusa. Grazie, buonasera a tutti.